Non si vede un cazzo, si vede. Oh, fratelli nerazzurri, amici di Facebook, YouTube e Instagram, porca puttana, buongiorno. Buon Santo Stefano. Auguri a Stefanino. A tutti gli Stefano del mondo. La corsetta di Santo Stefano a capo di cazzo, ragazzi. Perché oggi il cinghiale lo devo combattere con la corsa, diciamo. Caputtana, un po' più freschino. Ma ci sta, ci sta. Ci vuole. Quando è bello. Dopo il mese di dicembre dell'anno scorso non mi sembra vero. Caputtana. Allora, buongiorno ragazzi. Allora, come detto, corsa la vigilia, corsetta a Santo Stefano, bella depurativa, che ma quando torni a casa e bevi il caffè non ti dico niente. Eh sì ragazzi, perché da me non è un Santo Stefano normale, col brodino. Da me ci stanno i conchiglioni ripieni con besciamella e ragù e il cinghiale con la polenta, quindi... Diciamo che è fluidificante questa. No, comunque ragazzi, a parte gli scherzi. Come è andato il Natale? È passato un bel Natale. Avete mangiato, bevuto, festeggiato, giocato. Ieri ho fatto 2-3 giri di tombola. Ho fatto una cinguina, anche mi sono emozionato. Camisera, ragazzi. Comunque, niente, dai. Oggi ancora giornata in famiglia. E poi da domani, insomma, torna a Laura, però sono giorni che Milano è bella, vuota, tranquillo, c'è un cazzo nessuno in giro, quindi si viaggia bene, si viaggia. E così ragazzi, niente, questo, ecco, questo è per dire a tanti che mi chiedono, che mi scrivono anche sotto i video, ma che mantenimento hai fatto, che dieta hai fatto, che cosa hai fatto, quanto, dove sei andato, cosa hai fatto, niente, è tutto qua. Perché che cazzo me lo doveva dire a me 4 anni fa a 100 kg che la mattina di Santo Stefano dopo 3 kg e 3 etti di defecazione dovevo andare a correre? Nessuno, ma proprio neanche per l'anticamera del cervello. E quindi alzati tu alle 8 e mettiti la termica e vai a correre, vedi che è tutto lì il discorso. Oppure quando fa caldo, minchia, quando ci sono 34-35 gradi all'ombra che butta a fuoco l'asfalto, mettiti il pantaloncino e fai a correre. Quello è tutto lì il discorso, raga. Che poi una volta che si riattiva sto cazzo di metabolismo, che il mio si era addormentato, la guerra punica era che non era attivo, e quindi poi è tutto lì. Io non è che faccio dieta adesso, eppure penso sempre a quello, però la corsa mi fa star bene. Cioè io non vado a correre per dimagrire, la corsa mi fa star bene. Com'è? Mens sano in corpore sano, caputtana. Quindi oggi tra l'altro il 26 c'è la campionato in Inghilterra, mi sa che quelli giocano sempre, quindi loro ricominciano e noi tra una settimana, ormai no, è un po' di più, ci siamo anche noi, ci siamo, e basta, vedremo le notizie dell'Inter. Ma questi 2-3 giorni ragazzi non ho letto un cazzo, non ho letto, e vediamo. Ieri sera ero troppo cotto per fare una live, vediamo stasera quando torno, dai. E basta ragazzi, buon Santo Stefano a tutti, mi manca un paio di giri, corsettina blanda adesso, è l'ultimo giro, bello, il relax, camminamento. Va bene ragazzi, un bacione, un abbraccio, grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto sotto il video di ieri, e basta, condivisione del video, iscrizione al canale, attivate la campanella.